Eccoci qui, possiamo cominciare, anche perché il nostro direttore generale deve correre perché c'è una finanziaria da presidiare e da tamponare e quindi è importante dare la possibilità di ascoltarlo e di confrontarci. Mi presento, intanto buongiorno a tutti, sono Nico Perrone, sono il direttore dell'agenzia di informazione Dire e anche il direttore del magazine Superabile Inail, che realizziamo con bravi giornalisti e giornalisti dell'agenzia, Andrea Clerici, Rachele Bombace, Michela Coluzzi e Boggia, ok, Emanuela Boggia. E anche grazie alla collaborazione stretta con Pamela Maddaloni e il suo gruppo di lavoro di Inail, preziosi nel presentare sempre poi un lavoro puntuale e soprattutto interessante. Siamo qui per parlare di come i nostri mezzi di comunicazione, dalla TV ai quotidiani, ai siti, ai social, raccontano e parlano della disabilità. Voglio dirlo subito, è importante, ma per me, come direttore e come giornalista, voglio subito dirlo e affermarlo, prima della disabilità c'è la persona. Questo per me è fondamentale, perché se no poi ne parleremo con i nostri esperti e professionisti, molte volte sono soprattutto giornalisti che poi sbagliano perché per la fretta, per il titolo ad effetto, per catturare l'attenzione, c'è l'insofferenza poi per le parole corrette e quindi si sbaglia anche magari pensando di far bene e di raccontare bene. Dopo questo nostro confronto ci sarà la premiazione del concorso Superabile Inail, basta un minuto, le vostre storie di inclusione. Hanno partecipato tanti, io ho fatto parte anche della giuria qualificata di esperti, c'erano molte persone, abbiamo visionato, abbiamo poi scelto e quindi ci sarà la premiazione dei vincitori con una presentazione dei loro lavori. Tornando al nostro tema, raccontare la disabilità è un nuovo protagonismo sui media, non parliamo di poco, il 20% della popolazione globale, 13 milioni di italiani, di cittadini, che giustamente vogliono essere protagonisti, non soltanto spettatori, reclamano e vogliono una comunicazione corretta, responsabile, inclusiva, e rispettosa soprattutto della dignità della persona. E penso appunto che con voi, esperti, giornalisti, comunicatori, sia importante fare il punto, presentare quello che di buono comunque è stato fatto, i risultati raggiunti, dove ci sono ancora degli errori e come è possibile anche correggerli, cioè dove bisogna fare attenzione. Ripeto, prima della disabilità c'è la persona e per me la persona significa che c'è la sua vita quotidiana, c'è il suo lavoro, ci stanno le bollette, come state le bollette da pagare, ci sono i problemi e ci sono le soluzioni anche. Le parole sono importanti, vanno usate bene e vanno usate, lo ripeto, per includere, soprattutto in una società come la nostra dove ormai tutto è competizione, si corre. E ci si presentano soltanto poi gare tra vincenti, tra eccellenze, mentre molte volte appunto si rischia e lo vediamo, soprattutto anche io lo vedo dal mio punto di vista giornalistico, molte volte questa corsa sfrenata emargina e mette ai lati, insomma, e non racconta tutta la ricchezza che c'è nel nostro mondo. Le parole sono importanti, io penso di aver parlato un po' troppo, do subito la parola a Marcello Fiori che è il direttore generale Inail per il suo saluto e poi entreremo un po' nel nostro dibattito. Mi raccomando, siccome ci sono dei tempi da rispettare, saremo sui 10, 12, 13 minuti perché ci saranno anche poi dei lavori che voi avete portato e che vorrete presentare. Io sarò un po'
diciamo, pignolo, quando a un certo punto vi richiamerò la parola a Marcello Fiori. Eccoci. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. È un onore, oltre che un piacere, essere qui a darvi il mio saluto in una giornata che per noi come Inel è davvero molto importante, perché fa parte di una, come dire, di una linea di affermazioni di alcuni valori che sono anche l'identità dell'istituto stesso. E quindi giornate come queste continuano a segnare il passo rispetto a quello che è l'affermazione di quello che noi siamo, vogliamo essere e vogliamo continuare ad essere. Inclusione è una parola magica, quando esiste svanisce. L'hanno scritto Antonio Mallafarina, un collega, insieme a Claudio Arrigoni, anche a Lorenzo Siani, dell'Ordine dei Giornalisti, in un volume che ancora comunque, un volume che merita di essere letto. E vi invito a farlo, comunicare alla disabilità prima la persona, proprio per richiamare quello che diceva un amico Nico, cioè la persona, non la disabilità. E l'Istituto, anche con un'iniziativa come quella di oggi, mette al centro la persona. Il claim che ho scelto per questo mandato, che mi auguro possa portare a casa anche dei risultati importanti, è la persona al centro. Cioè l'INAIL si occupa di persone, non si occupa di disabili, di infortunati, di assistiti, si occupa di persone, con tutto quello che questo significa dal punto di vista anche dell'approccio sociosanitario, assistenziale, di cura, di presa in carico. Usate tutti i sinonimi che volete, però noi ci occupiamo di persone che hanno subito un dramma, una tragedia, un episodio che ha sconvolto per sempre la loro vita, contro la loro volontà e contro la loro aspettativa. E con questo nuovo episodio poi faranno i conti e devono fare i conti. L'INAIL vuole essere a fianco, anche in un modo discreto, silenzioso, di queste persone, con tutte quelle che sono le necessità di queste persone. Proviamo a farlo, non sempre ci riusciamo, e non ci riusciamo magari quanto vorremmo e come vorremmo, però sicuramente l'approccio che noi e che io voglio garantire è quello di essere a fianco di queste persone. Non sono soddisfatto del termine inclusione e credo che noi tutti dovremmo fare una riflessione anche su questo termine. È sicuramente un grande passo avanti rispetto all'integrazione, alle tante cose, diciamo anche, siccome parliamo oggi di comunicazione e di narrazione della disabilità. A me il termine inclusione non piace, perché è un termine passivo, è un termine difensivo, perché presuppone l'esistenza di una comunità di abili che mette in atto azioni per includere un'altra comunità che è quella dei meno abili o dei disabili. Non è così, non è il mio pensiero, non è il mio valore. Siamo una sola comunità di esseri umani, ciascuna con le proprie competenze, con le proprie aspirazioni. Dicevi bene tu, i propri bisogni quotidiani, i propri sogni. E forse dovremmo... Un raffreddore importante, cioè... con le proprie ambizioni, i propri sogni, i propri desideri, come qualunque essere umano. Io inserirei un concetto che è nuovo, che riguarda un po' tutta la società. Bauman ha detto siamo una società sotto assedio, perché oramai senza più intermediazione, anche quelle della comunicazione, ciascun cittadino, ciascuna persona è esposta a mille sollecitazioni, a mille critiche, a mille problemi. Dovremmo prendere atto della fragilità. A me piace molto il concetto di fragilità, che è trasversale, che è universale, che non riguarda la disabilità, riguarda tutti. Ciascuno di noi, ciascuna di noi, a proprio modo si rapporta con gli altri, con le istituzioni, con la società, mettendo in campo se stessa, con le proprie fragilità. Ecco, dovremmo costruire una società che mettendo la persona al centro accetta anche le fragilità delle istituzioni,
anche di quelle di natura sociale, è quella delle persone. Non so se c'è una parola che ci consenta di condensare questo concetto, però dico anche come comunicatori dovremmo fare uno sforzo, perché ho notato, e questo grazie anche a un impegno del servizio pubblico, che il clima è cambiato. Il clima è cambiato anche grazie alle Paralimpiadi, al fatto che è stata fatta una scelta importante di mettere in prima serata, quando tutti davvero potessero vedere, partecipare, emozionarsi, piangere, commuoversi per il lavoro delle nostre atlete e dei nostri atleti, quello che è il mondo della disabilità, rappresentato da chi fa sport, ma non c'è solo chi fa sport, è un tema che riguarda la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana, però ben venga anche la comunicazione dello sport, se ci aiuta a battere qualche barriera e a superare qualche steccato e andare, diciamo, oltre gli schemi anche di comunicazione di tipo tradizionale. Dovremmo considerare, l'ha detto prima Nico, la fragilità non più come un limite. La fragilità è la potenzialità e la ricchezza di ciascuno. Su questo dovremmo fondare istituzioni pubbliche più semplici che consentano a tutte e a tutti di essere riconosciuti per le proprie competenze, i propri valori, la possibilità di costruire una carriera, di poter avere un lavoro, di poter partecipare con piena libertà a tutti quelli che sono gli esempi e le opportunità di vita e di relazione sociale. Vuol dire costruire una società più matura, perché non è facile, a volte nemmeno in famiglia, a riconoscere le proprie fragilità. A volte ci si volta dall'altra parte, si fa finta di non riconoscerle, di non affrontarle. E quando dico che tutte le agenzie sociali debbono farlo, dico a cominciare dalle famiglie. C'è un grande lavoro che noi tentiamo di fare, ad esempio, di vicinanza alle famiglie di chi ha avuto un infortunio, perché quello è il primo, è la prima agenzia sociale che ci aiuta nell'accettazione e nel riconoscimento di queste potenzialità. Una seconda chance, una seconda opportunità di vita, un secondo futuro che è giusto costruire, che è giusto realizzare. Fare in modo che questo diventi il modo in cui organizziamo tutte le fasi della nostra organizzazione sociale è la vera sfida dei prossimi anni, che non riguarda soltanto le istituzioni, riguarda un passaggio culturale che dobbiamo promuovere in tutta la società. A cominciare appunto dalla scuola, dalle famiglie, dalle associazioni di volontariato che fanno un lavoro straordinario, alle istituzioni, alle imprese. Noi abbiamo enormi difficoltà nell'accettazione di queste fragilità, ad esempio nel mondo dell'impresa. Enormi difficoltà. Nonostante i nostri sforzi, i nostri contributi, i nostri aiuti, facciamo veramente fatica a costruire anche un lavoro che sia a dimensione delle fragilità di tutti. Il lavoro è la prima delle abilitazioni sociali, è la prima. Non possiamo permetterci una società che non riconosce queste fragilità come un valore nel mondo del lavoro. Addirittura che accade il contrario. Quando ci sono queste fragilità c'è un allontanamento, addirittura un'espulsione dal mondo del lavoro. Questo non può e non deve accadere. In questo sì, le istituzioni pubbliche hanno un dovere, perché le pubbliche amministrazioni per prime devono dare a noi il buon esempio, devono creare le condizioni di un benessere organizzativo nel mondo del lavoro che riguarda tutte le persone che hanno fragilità, tutte. Siamo impegnati molto anche su questo, ma non per un adempimento burocratico, perché riteniamo che questo sia davvero un passaggio di civiltà fondamentale. Tu ricordavi dei numeri drammatici, 13 milioni di persone, cioè, è un numero gigantesco. Se poi insieme a questo ci mettiamo le loro famiglie, la rete sociale a cui queste persone appartengono, vuol dire che insomma c'è una quota, quasi in ogni famiglia possiamo dire che c'è questo tipo di questione da affrontare, da risolvere, da vivere quotidianamente. Quindi non è un impegno marginale,
è un impegno sostanziale che, insisto, va vissuto non come adempimento burocratico. Io da bambino partecipai, perché i miei genitori mi ci portarono, a una manifestazione in cui c'erano anche associazioni disabili. C'era uno striscione che mi è rimasto impresso e che recava la scritta: nessuno è diverso, siamo tutti speciali. Io credo che questo slogan, questo claim, questa affermazione sia ancora totalmente valida, e con questo augurio di buon lavoro e di ringraziamento sincero per quello che fate, vi assicuro che l'INAIL non si tirerà indietro nell'attuazione di politiche come quelle che vi ho raccontato. Grazie e buon lavoro. Grazie al direttore Marcello Fiori. Ora entriamo nel vivo del nostro confronto con Claudio Arrigoni, giornalista del Corriere della Sera, Gazzetta Sport, della RAI. Comunicare la disabilità a prima persona è la guida che insieme ad Antonio Giuseppe Malafarina e Lorenzo Sani hai costruito per guidarci e per spiegare, diciamo, dove anche sbagliamo e dove invece facciamo bene. So che adesso ci farei vedere anche un po' alcune slide velocissime, mi raccomando, stai nei tempi. Poi ci pensi tu. Ci penso io. Provo con questo. Ok, eccoci qua. Grazie Nico, per me è un piacere davvero, è un piacere e un onore essere qua con voi. Fra l'altro ringrazio Marcello perché ha anticipato tante cose che io avrei detto, quindi grazie. No, meglio così risparmiamo sui tempi. No, hai raccontato le cose molto belle, nel senso che l'INAIL è una grande eccellenza italiana. E lo so perché mi capita ogni tanto di girare il mondo e capisco quanto siamo fortunati ad avere un ente di questo tipo in Italia. E poi mi fa piacere essere qui con Nico, i colleghi di Dire, colleghi Superabile, perché hanno un'attenzione molto particolare verso disabilità, verso lo sport paralimpico. Ricordo io ero a Parigi e l'unica agenzia vera che c'era a Parigi era Dire, quindi mi fa Parigi alla Paralimpiade, quindi mi fa ancora più piacere essere qua e essere a questo tavolo con anche amici e amiche. Sì, credo che abbiamo già la guida, ok, perfetto, grazie Elisa, sei anticipi, hai fatto benissimo. Sì, noi abbiamo scritto questa guida per riflettere più che altro, non tanto per dare qualche indicazione e riflettere su alcune indicazioni. Marcello ha detto prima l'inclusione è una parola magica, quando esiste e scompare l'abbiamo voluto mettere all'inizio della guida perché Antonio è morto, credo una settimana prima che uscisse la guida, quindi abbiamo voluto dedicargliela. E queste riflessioni che poi sono culminate nella guida sono riflessioni, non so, più che trentennali, e nate anche grazie all'amicizia e alle riflessioni che faceva Franco Bonprezzi, che è da sempre è stato un punto di riferimento per tutti noi che lavoriamo sulla disabilità. E prima la persona, io credo che sia importante pensare a questo, anche perché è cambiata la definizione di disabilità, il concetto di disabilità in questo secolo rispetto al secolo precedente, e questo credo che sia il punto di partenza, la cosa fondamentale. Se prima la disabilità era centrata sulla persona, non ho un braccio, ho una disabilità, sono paraplegico, ho una disabilità, eccetera. Per fortuna le riflessioni che sono nate molto, a ragione Nico e a ragione Marcello, sono nate molto dallo sport e dall'arte, cioè i due settori poi dove quel dis possiamo toglierlo perché si vedono le abilità, e il passaggio fondamentale che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e che potete trovare attraverso l'ICF è che la disabilità non ricade più sulla persona, ma ricade su come noi costruiamo la società. No? Non è nient'altro che la relazione, che il rapporto che esiste fra la condizione di salute di una persona e l'ambiente con il quale questa persona interagisce, quindi l'ambiente che lo circonda. Qui c'è una rampa, per fortuna, e Gianfranco è riuscito
a salire, se non ci fosse stata, in quel caso avrebbe avuto una disabilità. Io non posso dire che nel fare quell'azione Gianfranco abbia una disabilità. E credo che sia proprio un ribaltamento del concetto di disabilità. Poi prima o poi, io non lo vedrò, ma credo forse neanche forse la mia figlia, ma prima o poi toglieremo questo termine e riusciremo ad arrivare alla valorizzazione della diversità e al riconoscimento dell'abilità di ogni persona, perché in questa maniera ogni persona possa essere risorsa per la comunità. Perché così dobbiamo essere. Prima Marcello accennava al lavoro, l'altro giorno ero a chiacchierare con Nico Acampora, che è il creatore di Pizza Out, come penso sappiate, fra l'altro credo che apra anche a Roma adesso, mi sembra, e mi diceva che in Lombardia le aziende che dovrebbero avere un luogo, un posto particolare per chi ha disabilità, io credo nelle quote, lo dico molto tranquillamente, quando non serviranno più le quote non esisteranno più le quote, però oggi ci servono e questo lo mostra ancora di più, perché mi diceva che in Lombardia in quest'anno, che non è ancora finito, fra l'altro, le aziende hanno preferito spendere 81 milioni di euro piuttosto che assumere una persona, hanno preferito pagare le multe, cioè anche una cosa antieconomica, una stupidità, però accade. Ecco, allora, credo che quando noi utilizziamo una comunicazione corretta partendo da questi principi, riusciamo anche poi a riflettere su come costruiamo la società. Quindi non voglio farvi perdere tanto tempo, questo era solo un'introduzione per dirvi perché abbiamo costruito la guida. Allora, Elisa, se intanto mi vai a pagina, credo 46, ma forse l'avevamo notato, ok. Perché credo che poi, quando noi dobbiamo costruire una comunicazione corretta sulla disabilità, dobbiamo partire da alcuni principi che riguardano tutta la comunicazione non discriminatoria. E mi ha fatto piacere il riferimento che ha fatto poco fa Marcello sul superamento di questa della cultura dell'inclusione. Ci siamo dentro e ci rimarremo dentro ancora un po', ed è normale che sia così, perché non stiamo costruendo una società per tutti e per tutte e anche per naturalmente coloro che non si ritrovano in queste definizioni. Non la stiamo costruendo e quindi siamo dentro quella cultura, però a me personalmente piace parlare più di cultura della non esclusione. Ecco, è una delle poche volte in cui il non privativo è corretto utilizzarlo. Non dobbiamo escludere una fascia della società, fra l'altro sulla disabilità, una fascia grandissima della popolazione, grandissima, perché è vero, 20, e siamo sottostimati, il 20% della popolazione mondiale, per stime naturalmente, perché non sappiamo quante siano le persone con disabilità nel mondo, ha una certa condizione di disabilità. Ma poi ci dobbiamo mettere giustamente i familiari, i volontari, gli amici, le associazioni. Allora davvero la disabilità, la condizione di disabilità tocca tutti e tutte, sempre, sempre. Quali sono questi principi? Il primo principio lo abbiamo detto all'inizio, la persona al primo posto, lo trovate qua. La persona sempre al primo posto, la condizione, se serve indicarla, che non è detto che serva, nello sport serve, perché lo sport paralimpico vive di categorie, classificazioni, eccetera. Nell'arte forse non serve, no? Mi viene in mente il più grande musicista di tutti i tempi, no? Beethoven. Io lo inquadro come un grande musicista, cioè forse il più grande di tutti i tempi, ma non lo inquadro come una persona sorda. Anzi, chi ha poi, fra l'altro, composto la sua sinfonia più famosa quando era sordo, profondo. Ecco, nell'arte forse non serve, cioè ci sono dei settori in cui non serve indicare la condizione, e spesso invece io lo faccio, invece dovrei guardare alle abilità. Il secondo principio, vi ripeto, questo valgono per tutte le categorie a rischio di discriminazione o le categorie più fragili. È quello di non sostantivizzare gli aggettivi, perché si rischia di confondere una persona nella sua interezza con quel tipo di condizione. Non il cieco, la persona cieca. E il terzo è quello di non modificare il discorso quando
si è con una persona che possa essere a rischio di discriminazione in un gruppo, eccetera, perché quello potrebbe apparire discriminatorio. Quindi se io devo parlare con una persona cieca, posso dire tranquillamente ci vediamo dopo, con una persona in carrozzina fai un salto qui, eccetera. Se modificassi questo tipo mia comunicazione, allora forse sì, lì sarei discriminatorio. E il quarto, che non vale sempre, però secondo me è importante tenere presente, è che non è detto che un certo modo di comunicare o certe parole o certe frasi, solo perché provengono da una persona che possa essere a rischio di discriminazione o all'interno di un gruppo che sia a rischio di discriminazione, siano per forza corrette e rispettose della persona. Anzi, spesso, se ci fate caso, non è così, valgono all'interno di quel gruppo, non dico che siano sbagliate, ma all'interno di quel gruppo possono essere corrette, se io le utilizzo all'esterno non lo sono più. Quindi dobbiamo fare attenzione a quello. Quindi, come vedete, non c'è una regola. Io adesso vi indicherò qualche parola da usare, qualche parola da usare meno, ma non c'è una regola fondamentale. Credo che, lo so che sembra strano, ma dobbiamo utilizzare il buon senso, che come in tante altre cose, molto tranquillamente. Quando all'università racconto la comunicazione non discriminatoria, uso un piccolo gioco di parole, che è quello, il discriminante e la discriminazione. Cioè, se mi accorgo che qualcosa, qualche parola, qualche frase, qualche mio modo di comportarmi possa portare a discriminazione, non lo uso. Poi magari non è così, però nel dubbio non lo uso. Poi è bello il linguaggio, è bella la comunicazione perché cambia nel tempo. Noi abbiamo costruito questa guida, poi l'abbiamo voluta, è anche cartacea, ma l'abbiamo voluta prevalentemente digitale perché possiamo modificarla. Quello che vi dico io oggi, domani potrebbe essere cambiato. Se io ripenso a quando ho cominciato a seguire Paralimpiadi, purtroppo siamo arrivati alla 15ª, purtroppo solo per l'età, ma per fortuna ne ho viste così tante, sicuramente utilizzavo un altro modo di comunicare. Oggi mi rendo conto che alcune volte tutti noi, io per primo, cadiamo in uno di questi due buchi quando raccontiamo la disabilità, il pietismo e il superomismo, e noi dobbiamo cercare di evitare questi due buchi nei quali spesso invece non riusciamo. Poi, cioè, non so, come una buca qua a Roma, alcune volte proprio non si vede e ci finiamo dentro, però dobbiamo pensarci, dobbiamo cercare di farlo. E in questo io vi indico un piccolo glossario, poi lo trovate nella guida, se la scaricate gratuitamente, naturalmente, dal sito dell'Ordine dei Giornalisti, la trovate in home page, eccole qua. Dobbiamo partire proprio dall'inizio. La persona al primo posto, quello che gli anglosassoni dicono people first language, il linguaggio che mette la persona al primo posto. Da qui possono discendere tutte le altre parole che vedete, il glossario è un po' più ampio rispetto a quello che vi faccio vedere adesso, perché giustamente Nico, se no mi rimbrotta, mi manca qualche minuto, ma prometto di chiudere velocemente. Anche quel normodottato che noi utilizziamo, io non nella comunicazione non discriminatoria, in particolare sulla disabilità, io abolirei alcune parole, anche se in italiano magari sono corrette. La parola, tutto quello che parte per norm, la parola normale, non so cosa voglia dire, non lo so. Cioè, magari adesso se apro la Treccani vedo la definizione, ma non capisco come possa essere applicata. Allora, è stata usata tanto la parola normodotato, non si capiva come uscirne. Poi una riflessione che è nata da Arizona State University, che ha un bellissimo glossario attraverso il National Center on Disability and Journalism americano, un bellissimo glossario, se volete cercarlo, è in inglese ma si applica molto anche all'italiano. La riflessione è stata semplice, hanno detto, ma scusate, come noi diciamo persona con disabilità, molto semplicemente, togliamo quel nord, lo dicevano able body, togliamo e indichiamo molto semplicemente che non si ha disabilità, che non si è disabili. Poi magari domani troveremo un altro modo di indicarlo, però ci sono alcune cose che ci sono entrate in testa. Però se noi riusciamo a comunicare nella maniera giusta, utilizzando
magari queste parole, ma vi ripeto, domani riflettendoci potrebbero essere diverse, noi cambiamo anche la nostra percezione sulla disabilità. No, gli stereotipi. Qui c'è una parte dedicata nella guida a tutti gli stereotipi che ci sono sulle persone con sindrome di Down, che sono infiniti, ma io li ho voluti inserire solo per mostrare una piccola parte. Guardate come cambia il mondo se noi non pensiamo più a queste cose sbagliate. Quindi vi inviterei, io adesso vi ho mostrato solo alcune delle parole che secondo me è giusto utilizzare, poi so che per esempio sui social, ma Nadia è maestra in questo, è un po' più difficile, e vogliamo capire come, so che alcune volte conta l'ironia, quindi mi piace ascoltare quello che ci dirà Lello, concludo, quello che ci dirà Lello anche su questo. E concludo con una frase che diceva, che ho ascoltato da Stephen Hawking alla cerimonia di apertura di Londra 2012, perché secondo me è molto significativa, vale per lo sport ma vale per tutti coloro che poi pensando, partendo dallo sport e partendo anche dall'arte, vogliono costruire una società non escludente. Lui diceva, it will change our perception of the world, cioè attraverso lo sport, attraverso il movimento paralimpico, noi cambieremo la nostra percezione del mondo. Ecco, allora io credo, costruiamo una società paralimpica che non escluda nessuno, anche partendo da come comunichiamo e da come parliamo. Grazie Claudio Arrigoni. Io darei subito la parola, perché l'abbiamo strappato, alla RAI, al collega Alberto Puoti, giornalista di RAI News. Salutiamo il direttore Fiori, mi raccomando, questa finanziaria tenga botta. Ecco, sì. Ciao Alberto Puoti, giornalista di RAI News 24, in TV con l'orecchio bionico. Da 20 anni è un volto giornalistico della televisione pubblica, è il primo inviato con impianto cocleare in Italia, il secondo nel mondo. La sua è una vita di sfide, e iniziare da quella che nel 2011 ha vinto, quando per la prima volta ha fatto la sua prima diretta, si può dire così. E quindi sappiamo che adesso deve ritornare poi a fare altre dirette, altri collegamenti, esatto, in TV. Quindi ecco, raccontaci un po' la tua esperienza, cioè, perché è veramente... Grazie, intanto sono onorato di essere qui con persone molto più importanti di me nel raccontare la propria esperienza. Io sono giornalista per RAI News 24 e sono effettivamente, mi sono ritrovato da poco, perché sono pochi mesi, a fare l'inviato in diretta per la politica RAI News 24, e quindi racconto la politica dei palazzi del potere e anche in trasferta, ovunque accada, e mi ritrovo appunto a questa situazione di essere il primo con l'orecchio bionico, come mi piace raccontare, questo orecchio che porto qui, che si mette dopo un'operazione a fronte di una sordità completa, e ho a destra l'apparecchio acustico. Allora, quando vedevo un collega della BBC, che è molto più importante, molto più bravo di me, della BBC, che aveva l'orecchio bionico, dicevo, vabbè, facile, perché lui tanto ha l'altro orecchio che funziona, mentre io mi ritrovo con tutti e due così, uno completamente sordo e l'altro molto molto vicino alla sordità. Ma io volevo raccontare due vite che ho vissuto con la mia sordità, volevo provare a darvi l'idea di una vita, la prima nascosta e una seconda vita esibita, e non sto qui a dire quale è giusta e quale è sbagliata, perché è un percorso questo che mi ha avvicinato anche a tante persone che hanno una storia diversa o simile alla mia, ma appunto si sono confrontate con questo elemento del nascondersi o esibire.
perché io ho una sordità diciamo molto grave per cause genetiche dalla nascita, quindi ho convissuto da quando ho 3 anni, ho portato gli apparecchi perché non ce ne siamo accorti subito, diciamo ho gli apparecchi acustici e ho imparato a parlare e a sviluppare il cervello, che è la cosa diciamo non secondaria in questi casi, perché se non si sente bene non si sviluppa nei primi mesi di vita il cervello, e ho sempre, oserei dire appunto, fatto una vita in assoluta normalità. Questo però nonostante le tante piccole grandi difficoltà, perché la sordità è una cosa che non si vede tanto, non si percepisce, quindi all'epoca, io sono del 77, le protesi molto grandi, quindi c'era la stigma del diverso, la presa in giro, la difficoltà, le difficoltà quali erano? Quella di sentire nel rumore, sentire, capire le parole delle canzoni che tutti i miei amici capivano, sentivano, ripetevano, io dico ma perché se sento una canzone alla radio non capisco mai niente? E essere fuori a volte nelle situazioni topiche, nelle conversazioni di gruppo, perché sono quelle più veloci, più sfidanti, più complesse, più rumorose, e la gente poi si ride o si scoccia se tu non capisci, non senti, no? Quindi te lo fa notare, tu ripeti 2 o 3 volte e poi ti chiede se sei scemo. E anche apprendere le lingue straniere può essere un elemento di difficoltà in più, tant'è che a un certo punto, perché capisci, distingui meno le parole, certi fonemi dagli altri, soprattutto se sono diversi da quelli della tua lingua madre, e a un certo punto io ho quasi un po' abbandonato l'idea di impararle, se non che poi per merito di mia moglie, forse alla soglia quasi dei 30 anni, ho fatto qualche viaggio a Londra e ho scoperto che con più difficoltà ma potevo riuscire a fare anche quella cosa lì. A un certo punto ero convinto anche di non potermi quasi, quando ero adolescente, fidanzare perché ero diverso, poi ho scoperto che non era così, ma ciò non toglie che tu ti confronti con una difficoltà, quindi e ti devi adattare a quella, e qualche volta ho notato che i miei amici erano tutte persone che urlavano, che parlavano ad alta voce, oppure sei influenzato, magari a volte io sono sempre oscillato tra riflessività e una socialità anche di reazione, per vincere proprio la timidezza. Ma comunque la cosa chiave che volevo condividere con voi era quella del nascondersi. Io ho sempre portato i capelli molto lunghi, io mi sono normalmente diciamo camuffato per il desiderio di essere come tutti, come dice un famoso libro di Francesco Piccolo. E ho portato i capelli lunghi per più di 40 anni, molto lunghi, da piccolo coi boccoli, a 20 anni con i capelli rasta. E poi nelle conversazioni, quando c'erano momenti di difficoltà, al ristorante, in discoteca, quando non capivo, più le volte che non dicevo di non aver capito che le volte in cui lo dicevo, perché? Perché ti scocci di apparire per sempre per quello più lento, perdendoti dei pezzi, andando un po' alla cieca, in questo caso è un paragone efficace, cioè sostanzialmente facendo finta che. Quindi questo è diciamo il punto chiave di questa fase della vita e diciamo che mi ha portato a essere sposato, ho 3 figli piccoli e nel lavoro ho cercato di realizzare tutti i miei sogni, perché ho diciamo, dopo aver in qualche modo sognato di andare a fare il professore universitario, ho scoperto la professione televisiva, di giornalista televisivo, e ho anche con mio maestro Giovanni Minoli avuto la fortuna di per lui, per La Storia Siamo Noi, di realizzare documentari, di intervistare tutti i grandi della Prima Repubblica, Andreotti, Cossiga, De Mita, quindi un ruolo molto attivo, anche molto esposto, e addirittura a un certo punto, appunto citavi l'episodio in cui sono stato mandato a fare una diretta, che appunto l'elemento della diretta è un elemento discriminante rispetto a ero abituato a fare interviste, ero abituato a anche andare in video,
però la diretta è il momento in cui non ti puoi più nascondere, no? Cioè, quindi non hai paracaduti, se non capisci, se devi fare la seconda, terza domanda perché non hai capito, è un problema. E tutte le cose che dicevamo, insomma, feci la diretta dalla Reggia di Venaria per i 150 anni quando doveva arrivare il presidente Napolitano, mi cuffioni grossi e tutto andò bene. Questi cuffioni grossi erano, diciamo, perché io all'epoca appunto avevo due apparecchi acustici per questa sordità grave, ma appunto compensata così. Nel gennaio 2022 scopro che il mio orecchio sinistro diventa completamente sordo e completamente ho sconcerto e paura, per quanto dovessi essere pronto a questo evento, a questa circostanza, non si arriva mai pronti. L'ho vissuta come un lutto e soprattutto mi sono sentito terribilmente minacciato nella mia socialità e professionalità, perché non sentendo più da un orecchio, avevo un altro orecchio che comunque ai limiti della sordità con un apparecchio acustico, e all'epoca io ero il capoautore, cioè il responsabile di un programma che conduce Mario Tozzi, che si chiama Sapiens su Rai 3, un programma di approfondimento scientifico molto interessante, e coordinavo tantissime persone, quindi stavo sempre al telefono, stavo sempre nelle riunioni, mi ritrovavo con un orecchio solo, tra l'altro malmesso, e temevo non solo, ovviamente lo stress era raddoppiato, ma temevo di perdere anche l'udito da quell'orecchio, quindi di perdere all'improvviso tutto, cioè, perché nel momento in cui io potevo ancora reggere finché sentivo da una parte soltanto, ma non sentendo più da tutte e due, avrei perso improvvisamente il lavoro che svolgevo, il mio ruolo di padre anche molto proattivo, malgrado, però dico, e quello è il terrore con cui ho vissuto in quei mesi, quindi ho cercato la soluzione e ho detto, ma per fortuna una soluzione c'è, non lo sapevo, non sono arrivato tanto preparato a questo evento, la soluzione c'è. Allora, molte persone mi hanno detto sei coraggioso, anche una mia vecchia amica, la collega Francesca Fagnani, mi disse quanto sei coraggioso aver fatto l'operazione. Ho fatto non credo che sia stato quello, ovviamente apprezzo il complimento che mi viene rivolto, che viene rivolto alle persone che fanno questo passo, però dicevo a lei e dico a voi oggi, non avevo nulla da perdere, no? Ho fatto un'operazione per provare a recuperare e ho recuperato perché mi sono ritrovato dopo una riabilitazione di alcuni mesi complessa, difficile, però anche tutto sommato rapida rispetto al punto di partenza, mi sono ritrovato che un mese dopo l'operazione io sentivo da questo orecchio come il robottino di Guerre Stellari C1P8, no? Quindi quei rumori indistinguibili. Dopo uno, due, tre mesi quei suoni sono diventati parole, quelle parole sono diventate addirittura nei mesi più chiare, un po' più chiare addirittura dell'apparecchio acustico, cioè nel parlato l'orecchio bionico, come lo chiamo io, che è un bel nome, non impianto cocleare, è più performante nel parlato dell'apparecchio acustico. E qual è la cosa importante di questa cosa? Perché dicevo che l'operazione, non mi sento coraggioso all'operazione? Perché, e qui entra la seconda parte, la cosa che io considero più interessante in questa fase, quella di aver deciso che non mi potevo più nascondere. Cioè quel film a cui penso, ho ripensato non so perché da quel momento, di Marco Tullio Giordana, che cita un proverbio africano e si chiama appunto quando sei nato non puoi più nasconderti, io mi sono sentito, essendo rinato in qualche modo, di non potermi più nascondere e che quello dovesse essere la chiusura di un processo, cioè per dire di esibire quello che ero, viverlo fino in fondo, raccontarlo e aiutare gli altri che erano meno esposti di me e portare tutti insieme a una consapevolezza che diciamo intanto per quanto riguarda il problema specifico una soluzione c'è. Quindi da nascondermi a esibirmi questa seconda fase
E quindi la scelta più coraggiosa nel mio caso a questo punto è stata di cambiare lavoro, cioè all'interno di questa fantastica azienda che ha tanti difetti ma anche tanti pregi che è la RAI, io da che ero da 20 anni nei programmi e anche negli ultimi anni sostanzialmente un uomo macchina nel dietro le quinte, ho deciso di tornare in prima linea come inviato proprio nel momento in cui avevo questa sordità completa. Cioè, perché? Perché mi sentivo quasi obbligato a farlo, perché dovevo testimoniare che era possibile, una cosa che forse fino a pochissimo tempo fa era inconcepibile, e tant'è che sapevo che ero il primo, perché non vedevo precedenti a fare, ripeto, l'inviato in diretta. E adesso vi spiego che cos'è, non voglio neanche rubarvi troppo tempo perché ci sono appunto esperienze più interessanti della mia, però quello che appunto va raccontato, perché non si percepisce la difficoltà, è quella di essere collegato, di essere dipendente ovviamente da una strumentazione tecnologica, se no sei totalmente impedito a svolgere qualsiasi attività sociale, professionale, e per la prima volta io potevo collegarmi con lo studio e con la regia. Noi per Rai News lo facciamo diverse volte al giorno, quindi è anche una cosa particolarmente sfidante, ma soprattutto appunto qual è la difficoltà che io, quando ho deciso di cambiare lavoro, mi chiedevo: sarò in grado di farlo? Si può fare? Come si fa? Qual è la soluzione? Cioè, vedevo i miei colleghi che si mettevano le cuffie e appunto parlavano con lo studio nelle situazioni rumorose. Io ho scoperto che potevo collegarmi via Bluetooth col telefono e sentire lo studio, cioè sentire la trasmissione mentre va in onda, mentre ti chiama, ti chiede le cose, ma sentire anche contemporaneamente sotto la regia, dove ci sono i tecnici e gli autori che ti parlano nel caos più totale, e gestirlo questo molto bene, tant'è che appunto senza nessuna incertezza farlo diverse volte al giorno, in diverse situazioni, a volte più complicate, a volte meno. Immaginiamo se mi ritrovo al convegno, alla conferenza stampa di Elie Schlein, nel caos più totale, dover parlare dal fondo della sala, sentire il rumore della sala, sentire il rumore della regia. Ora, col Bluetooth e con questa tecnologia, questa cosa era possibile. Non c'era qualcuno a cui poterlo chiedere prima come si fa, e anche i miei colleghi che mi hanno accettato. Io ci ho messo un po' di coraggio, dove aver preso qualche informazione, ma senza sapere mai, finché non lo fai, se andava tutto al 100% bene. Quindi questa è la seconda fase, questa è la seconda cosa che per me è molto importante da testimoniare. Sono il primo, ma non sarò l'ultimo. Spero che questo possa essere un messaggio di grandissima inclusione, perché qual è la cosa, e per chiudere, che mi piacerebbe dire? C'è un bellissimo libro di un mio amico Tommaso Avati, che è Il silenzio del mondo, che racconta una generazione di sordi e un po' la storia, la lotta che c'è sempre stata tra rivendicazioni molto forti di un orgoglio sordo, di una cultura sorda, e la battaglia per il desiderio di essere come tutti, per essere inclusi, per essere nella vita di tutti. E questa dicotomia, oggi nel 2024 è tutta spostata verso l'inclusione totale, cioè la mia storia è soltanto la punta di un iceberg più esposta, di una realtà, per cui veramente sulla sordità possiamo dire, come ha detto il mio chirurgo, che non esiste, esistono problemi uditivi a cui si può dare una risposta al 100%, al 90%, al 80%, ma non ci si, per fortuna non ci si ferma più come prima, molto distanti dall'obiettivo dell'inclusione. E quindi questa è una grandissima speranza per chi è sordo, ma anche per altre disabilità, nella fiducia nella scienza e nella tecnologia. Grazie. Grazie Alberto. Alberto la fa semplice, ma io, anche che sono cronista parlamentare, so benissimo la difficoltà, conoscendo anche i nostri politici che chiacchierano e non la finiscono mai.
Io ti seguo nelle tue dirette, sei molto coinciso, molto chiaro e quindi riesci nei pochi minuti che poi hai a disposizione a farci capire che succede e che cosa stanno combinando dentro i palazzi, non quindi non è semplice il lavoro che fa. Grazie Alberto per, grazie. Per il tuo racconto e abbiamo visto insomma già alcune cose. Al direttore dell'INAIL non piace tanto il termine inclusione, bisogna superare. E Arrigoni ha parlato di non esclusione, cioè magari potrebbe, ecco, quel non servire meglio in questo caso. Con Puoti abbiamo sentito una prima vita nascosta e poi invece ci vuole coraggio e bisogna prendere una decisione, quindi c'è qualcosa che bisogna far scattare anche dentro di sé per cominciare poi invece a essere protagonisti. E noi anche di questo che qui vogliamo, no? Parlare di protagonismo, non soltanto di essere dei semplici spettatori. Tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare per i fatti accaduti nel 93, in quella che è stata definita la battaglia del pastificio in Somalia. Abbiamo un esempio di, come dire, la disabilità non è un limite, anzi, diciamo, lei ha deciso che da questa situazione ci si può rialzare, anzi si può creare un'occasione non soltanto, diciamo, per essere protagonista ma per diventare anche un esempio. Il colonnello è anche capitano del gruppo sportivo paralimpico della difesa, è stato anche parlamentare e consigliere del ministro della difesa, quindi diciamo a tutto campo ci può raccontare, diciamo, che cosa bisogna fare per essere, ecco, protagonisti, diciamo, in questa situazione. Buongiorno a tutti. Ma sicuramente già il semplice fatto di non essere considerati delle persone fragili. Il direttore dell'INAIL dispiace che sia andato via, perché personalmente non mi sono mai sentito tale. Io penso che ci sia più un discorso di disabili di serie A e disabili di serie B. Io sono un disabile di serie A perché ho la difesa alle spalle, che mi ha dato l'opportunità di ottenere tutto, a differenza di altri che devono combattere tutti i giorni perché se la società non lo fa. Cioè io in questo sono un privilegiato. Sono 31 anni fa in uno scontro a fuoco, ho perso l'uso delle gambe, però da quel momento io ero trattato soldato prima e sono trattato da soldato oggi. Mi è stata data l'opportunità di continuare a servire il mio paese, che era quello che volevo. Mi è stata data la possibilità di farlo non da dietro una scrivania. Sono stato in diversi teatri all'estero a lavorare. Andavo in giro normalmente, anche i colleghi, nessuno di loro mi ha trattato da disabile o da persona che aveva dei problemi, quindi io spero che la difesa possa essere presa da esempio dalla società che ci circonda, perché noi i nostri veterani li trattiamo come persone che non hanno alcun tipo di handicap. Io su questo anche all'interno del gruppo sportivo sono abbastanza rigido, si è prima soldati e poi tutto il resto. Claudio prima parlava di come importante siano state le Paralimpiadi, di come importante sia stato il supporto della RAI. Il problema è che queste cose noi le vediamo ogni 4 anni. Bisognerebbe incominciare a parlare di questo, non dico tutti i giorni, ma quasi. Bisognerebbe forse pensare che una trasmissione sulla disabilità può essere mandata in onda in prima serata e non a mezzanotte o alle 8 del mattino. Sono queste forse le battaglie che si dovrebbero portare avanti. Cominciare ad andare nelle scuole e far capire che la disabilità non è un virus, non ti attacca, ma va semplicemente accettata,
dare l'opportunità a una persona che ha un handicap di vivere una vita degna, come è giusto che sia, anche perché ne abbiamo una sola. Io personalmente non mi sono mai soffermato a guardare chi stava meglio di me, io ho sempre visto chi stava peggio, anche perché comunque 31 anni fa ci sono stati 3 morti quel giorno, uno di questi aveva poco meno di 20 anni ed era un mio soldato, quindi come si fa a pensare di essere più sfortunati degli altri? Io posso solo ringraziare il fatto di essere ancora vivo e di riuscire ancora a divertirmi, perché poi alla fine è questo quello che faccio. Cioè io vivo divertendomi. L'uniforme forse inganna, mi dovreste vedere in jeans e maglietta quando vado a cazzeggiare con gli amici allo stadio, nei locali, o quando sto in famiglia. Quindi sono rientrato ieri sera da Livigno, dove ero con la nazionale di sci paralimpica, sci di fondo, e anche lì nonostante la fatica io mi diverto. Il problema reale è questo, quindi forse il mio handicap è proprio questo, no? Non capire che a volte ci sono dei limiti, ma non sono dettati dalla carrozzina. Io sono tornato a fare quello che facevo prima, sono tornato a lanciarmi, sono tornato a vivere la mia vita in maniera diversa, ma a viverla. Sono sposato, ho 2 figli, il secondo cresce con sani principi, grande tifoso del Napoli, lontanissimo dal mondo militare, perché poi comunque quando ho provato a dirgli perché non fai il militare, lui giustamente mi ha risposto: guarda che fine hai fatto, ho detto hai ragione pure tu. E quindi la vita è questa. Io spero sinceramente che giornate come queste possano dare l'opportunità ad altri di capire, perché poi è inutile che ce la raccontiamo e ce la contiamo e ce la suoniamo da soli. Cioè voi avete un obbligo, che è quello di, alla fine di questa giornata, di raccontare la vostra esperienza agli altri e di far capire che se si vede qualcuno in carrozzina o con una protesi non bisogna avere pietà, assolutamente, ma bisogna semplicemente dire che è bello, lui continua a vivere esattamente come facciamo noi. Grazie. Grazie Colonnello, è stato bravissimo nei tempi, non c'è stato bisogno. Adesso veniamo a Nadia. Nadia Lauricella, come i social hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione delle persone con disabilità. È un influencer, è un TikToker. Con lei, ecco, io sono curioso perché giornalismo, soprattutto insomma il mestiere in questi ultimi anni è influenzato pesantemente dai social, con ci dobbiamo confrontare, quindi c'è anche una mia curiosità. Ecco, Lauricella, raccontaci come possono essere usati i social in questo caso, perché, come dire, i social danno un'immensa libertà individuale. Cioè, è stato detto anche prima, ogni persona può mettersi in contatto con chiunque e dire qualunque cosa. Dal mio punto di vista è importante anche l'utilizzo dei social, perché attraverso i social si possono costruire anche delle comunità e quindi si può diventare, come dire, ecco, influencer, influenti e su determinati anche argomenti e temi della vita quotidiana, eccetera, spingere, far conoscere e misurarsi. Tu con i tuoi social, ecco, da TikToker, che cosa fai? Cioè, come racconti la tua giornata, la tua vita? Allora, buongiorno a tutti. Intanto, prima di rispondere a questa domanda, io vorrei raccontarvi anche il motivo che mi ha spinto a raccontarmi sui social. Purtroppo, mettiamola così, vivo in un contesto molto piccolo del meridione in cui pregiudizi e stereotipi fanno da padrone.
fin da piccolina, prima arrivava la mia disabilità e quasi mai la mia persona. Per tutti ero la ragazzina, la bambina senza braccia, che addirittura quando arrivava al parco giochi nessun bambino voleva giocare con me e mia sorella, perché secondo loro io avevo una malattia super contagiosa, e quindi non andava che giocassero con me. Crescendo, purtroppo questi pregiudizi non mi hanno abbandonato. Tutte le volte che magari volevo fare anche sport, nonostante in TV vedessi le Paralimpiadi, quando ci provavo io, la risposta che mi veniva data era quella: tu non lo puoi fare perché sei in questa condizione. A un certo punto della mia vita, specialmente nell'adolescenza, io ho creduto davvero di essere diversa, di non poter avere mai una vita normale, e che quindi aveva ragione la società, che il problema ero io. Poi addirittura volevo talmente essere normale come tutti gli altri, che ho rifiutato addirittura la protesi, perché la protesi non era normale. E quindi mi creava ancora di più delle barriere, delle difficoltà superiori rispetto magari a quelle che potevo raggirare, mettiamola così. Arrivò il momento fatidico in cui io mi prendo il diploma. Nella mia mente subito avrei trovato lavoro. Arrivo davanti alla commissione in cui doveva iscrivermi nelle categorie protette, e la risposta che mi fu data: in queste condizioni dove ti dobbiamo mettere? Goditi la tua pensione e torna a casa. Lì per me è stato uno schiaffo abbastanza morale, abbastanza duro da digerire, però a un certo punto ho detto: caspita, la società non mi aiuterà mai, devo fare qualcosa per me stessa. Durante la pandemia mi sono detta: che posso fare? In che modo posso passare il tempo? E così ho scelto di raccontare chi era Nadia, ma non più per la sua disabilità, ma volevo che arrivasse la mia persona. La mia disabilità la vedete tutti, è inutile che ci giriamo intorno. Quello che voi non vedete è chi era Nadia. Spesso le persone che mi vedono pensano: ma questa persona come fa a mangiare? Ma questa persona sa scrivere? Questa persona cosa sa fare? Così io prendo il social TikTok e inizio a raccontare chi era Nadia. Nadia che sa truccarsi coi piedi, questo trucco che vedete oggi l'ho realizzato io. Nadia oggi... Oggi Nadia, grazie alla sua protesi, riesce a fare sport. Oggi sono 8 anni che mi alleno e ad aprile proverò a gareggiare nel circuito bodybuilding, dove porterò la categoria femminile che ad oggi non esiste. E allora pian pianino la gente ha imparato a conoscere chi era Nadia, che non era più la sola ragazza disabile, ma era una ragazza punto e basta, con i sogni e le ambizioni come tutte le altre ragazze. E vi dirò di più, pian pianino sono cresciuta sempre di più, arrivando a raggiungere cifre, non mi piace vantarmi, però giusto per farvi avere un'idea, tipo 1,7 milioni di followers. E oggi è diventato per me un lavoro. Ho dovuto aprire partita IVA, contrariamente da quello che mi dicevano le persone, che tu non lo puoi fare, tu non puoi lavorare. Mi sono creato un lavoro io da sola, sono dietro dei brand che mi supportano e mi prendono anche come esempio e come stimolo per le altre persone. Però la cosa che mi rende più orgogliosa in tutto ciò è che sono diventato un esempio per tante persone, per tante famiglie con figli con disabilità. Un piccolo aneddoto che penso che mi rimarrà nel cuore: mi ha scritto una mamma che aspettava un bambino, questo bambino era focomelico come me. Di per lì la mamma si è sentita spiazzata, si è sentita persa e ha iniziato a cercare su internet. Quando scriverete focomelia, la prima faccia che vi spunterà sarà la mia, però oggi non è più una cosa negativa, perché quella mamma
attraverso i miei video, attraverso tutte le cose che ho fatto finora, ha capito che anche suo figlio ha una speranza e mi ha scritto: vorrei che il mio bambino crescesse forte come te. Poti ci deve lasciare perché la RAI lo reclama. Buon lavoro Poti, grande. E leggo che sei anche presidente dell'associazione Motor Life, cioè insegni a come andare in moto, cioè, ho capito bene? E, contrariamente di quello che si può pensare, non sono per niente una persona tranquilla, mi piace andare in moto, la moto mi regala emozioni che normalmente non provo, cioè io non posso correre, quindi sarà la moto a correre per me. Insieme al mio amico Rosario entriamo con le moto in ospedale e cerchiamo di raggiungere più persone, specialmente bambini con disabilità, affinché comunque non si sentano più dire tu non lo puoi fare, come è successo a me. E quindi come vedete, insomma, ci vuole determinazione, ci vuole coraggio, cioè me lo invento io il lavoro e si può arrivare a 1 milione di follower, cioè non si conquistano. Un messaggio quindi è non arrendersi mai. Ma non solo non arrendersi mai, io vi dico andate oltre magari i pregiudizi e gli stereotipi che si possano avere legati alla disabilità, perché come si è detto oggi, prima della disabilità c'è una persona. Grazie Nadia. Adesso abbiamo con noi Lello Marongio, comico. Marangio, scusami, è un comico. Quindi diciamo si affronta il tema della disabilità anche con ironia. Sei uno sceneggiatore, sei uno scrittore, e hai lavorato con registi, con attori, quindi diciamo hai scelto questa via. Io ho letto, poi mi correggi, che da bambino diciamo quello che ti ha dato il via è stato vedere Paolo Villaggio che parlava di Fantozzi, ho capito bene, cioè sei nato lì, hai detto sì, io a livello di scrittura, sì. Mi sentite? Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio il Superabili, ringrazio Alina, ringrazio l'agenzia Dire con Manuela, con Alessandro che mi hanno potuto dare l'occasione. Il problema è che la prossima volta quando io vengo voglio essere per primo a parlare, perché in effetti lui mi ha tolto tutte le aree, avrei preparato una relazione, perché io ho il treno per tornare a Napoli alle 4, quindi fino alle 3 posso stare con loro e posso relazionare così. Invece lui mi ha tagliato il fatto di Beethoven che era sordo e quindi non se volete ce l'avevo scritto qua, Beethoven, John Nash, oppure Braille che ha inventato il codice per far vedere i ciechi. Lui mi ha tagliato la cosa delle varie Olimpiadi perché a livello di comunicazione, quindi la prossima volta vengo, però devo parlare per primo. Vabbè, in modo tale vabbè, che promesso. Quindi per ovviare a tutto ciò, insomma, dato che sono molto contento di essere qua, vorrei partire con questo filmato, se Rita, perché io ho una piccola, per quanto riguarda la... Io okay. Vi saluto, sono Lello Marangio e ho incominciato a scrivere di disabilità parlando di coninoria. Ho scritto un primo libro che è andato molto bene, è stato anche in classifica, al mio segnale Scatenate l'infermo, poi successivamente ho visto che la cosa, questo mix fra disabilità e coninoria funzionava e allora ho scritto questo libro, Per favore non toccatemi i disabili. Anche qui io ho continuato a parlare della disabilità con ironia. Io sono convinto che la disabilità è una problematica che deve essere trattata con i guanti. Io per parlarne un poco meglio mi metto proprio i guanti bianchi. Allora, la disabilità, io dico, noi disabili siamo molto molto ricercati dalle normodotate, dalle persone che non hanno la disabilità, ma non per risolverci i problemi, solo per il fatto che quando loro si fanno male ci vengono a chiedere stampelle, bastone, sedie a rotelle, in quel caso siamo molto utili, normalmente non ci pensano proprio, diciamo, oppure ci pensano poco. Quello che penso io invece è che la disabilità è un lavoro sporco che qualcuno deve più fare e lo facciamo noi, vorremmo anche farlo meglio questa, però purtroppo le persone, diciamo,
la società ce lo rende ancora più sporco. Per esempio, i parcheggi riservati ai disabili, va bene? Io me lo sono guadagnato quel posto, sono nato malato per l'averlo. Tu che non sei malato, perché prendi il posto riservato ai disabili? Va bene? Faccio io un esempio. I posti riservati ai disabili nei centri commerciali sono posti vicino all'ingresso, perché i disabili hanno problemi a fare delle strade lunghe, no? Invece noi li troviamo sempre occupati. Questo perché? Perché la persona normodotata che occupa quel posto non ha voglia di camminare. Allora mette la macchina sua al posto della macchina mia. Perché non vuole camminare? Io ti capisco che non vuole camminare, però mi devi spiegare perché. Poi quando entri nel centro commerciale ti fai 8 km a piedi, va bene? Tirandoti appresso un carrello, semmai con tua moglie che insiste negli scaffali a metterti le cose dentro. Questo non è coerenza, che se non hai voglia di camminare non ce l'hai né fuori e né dentro. Io quello che voglio dire io, la disabilità, trattiamola con i guai. Ecco, questo. Basta. Questa è, insomma, la mia maniera, il mio approccio alla disabilità. Io, diciamo, come mestiere, sono 35 anni che faccio l'autore comico, che può sembrare una contraddizione perché di solito è difficile, insomma, abbinare uno che fa ridere con il fatto che sia disabile. Però io ho scritto molti libri, fermati qua, ho incominciato a scrivere sempre in maniera comica, perché io dico sempre, io sono nato a Napoli vicino al monastero di Santa Chiara, e all'epoca c'era la possibilità ogni 30.000 di prendere la polio, e io l'ho presa. C'era la possibilità di prendere la schedina di rotocalcio ogni 40.000 persone e io non l'ho mai presa, quindi praticamente è anche una questione di culo, indipendentemente dalle situazioni. Ma per esempio ho visto anche che loro hanno pubblicato delle foto di questo convegno. Tutte le foto dedicate a me sono venute, che questo mi annulla perché io non ci sto, qua ci stanno tutti quanti e io non ci sto, mi hanno messo le foto dove io non vengo, quindi a volte c'è bisogno anche di avere, a essere posizionato nella vita. Quindi sembra un paradosso abbinare l'ironia alla disabilità, però io lo sto facendo, l'ho fatta e sto continuando. A un certo punto io venivo sempre subissato, ho letto molti libri che parlavano di disabilità in maniera, diciamo, tragica, come giustamente che sia, perché io lo dico sempre, la disabilità come la gira e come la volta è una rottura di scatole, indipendentemente, anche perché l'ho detto anche qua, la disabilità è un lavoro sporco, però la società te lo rende ancora più sporco. Ho pensato, mi è venuta questa idea di abbinare il modo di ironizzare alla disabilità. Gli è venuto fuori questo mix che ha funzionato, perché la disabilità sembra sempre che sia un problema relegato agli altri. Io faccio sempre l'esempio dell'incidente sull'autostrada. Se tu passi, cammini sull'autostrada e vedi un incidente, ti fermi e dici, vedi le macchine, vedi le ambulanze, le persone che stanno dentro, e dici, poverino, però poi cammini oltre perché sembra che la cosa non interessi a te. Quindi se tu la poni sempre con, per esempio noi qua abbiamo l'esempio di Nadia, che è bellissimo, anche quello che ha detto il colonnello, tra altre cose ci siamo anche visti in altre situazioni, diciamo, noi la pensiamo più o meno alla stessa maniera per i nostri settori. Io ho pensato e ho deciso di darla questa mia idea di disabilità attraverso i miei libri. Ho scritto questo libro qua nel suo piccolo, Anche Marangio si incazza, che è una mia prima biografia. Poi ho visto che è andato bene, ho scritto quest'altro libro, vai, che sarebbe A mio segnale scatenato l'inferno. Questo libro qua, a parte che è stato in classifica per molto tempo, è una mia autobiografia ed è stato letto, io non lo posso far vedere il documento perché diciamo, è stato letto anche in Vaticano da Papa Francesco, perché voi vedete negli ultimi tempi anche lui ha problemi di disabilità, perché poi siamo tutti quanti sotto il cielo, anche il Papa può avere questo tipo di disabilità. E questo libro è stato molto apprezzato perché appunto abbinare questi due modi, il problema della disabilità arriva meglio. Dopo di questo sono andato oltre e ho detto, per favore non toccatemi disabili. Questo è il mio nuovo libro e
qua parlo ancora più specificatamente di un rapporto fra due ragazzi in carrozzina, che purtroppo il loro amore che nasce viene interrotto da un ascensore che è bloccato. Lui rimane al settimo piano e non può scendere, lei che è disabile non può salire, e quindi a volte quello che può sembrare una cosa, diciamo, banale, alla rottura di un ascensore, ti costringe a fare, quante volte noi nella realtà di tutti i giorni, qua ci stanno molti giornalisti, si hanno notizie di persone che sono bloccati a casa perché non possono scendere, che l'ascensore è bloccato. È una tragedia, questa è una tragedia che blocca delle vite, anche perché noi disabili, e qua ci sta un esempio, abbiamo delle vite abbastanza complesse, quelli là che avevano l'idea della disabilità, di quello là che sta vicino al balcone con la copertina sulle gambe, a dipingere con i piedi per esempio, che non ci ho mai capito perché, no? A sfatare questi luoghi comuni, oppure ecco, a fare le collanine con la pasta, cioè noi dobbiamo, i disabili hanno una vita molto articolata, e queste due persone che sono disabili, non sono nate disabili ma sono successivamente, lo sono diventate, si trovano bloccate la vita da questo ascensore rotto. Ma quello che io sottolineo, a parte stigmatizzare tutta una serie di cose, delle barriere architettoniche, succede sempre che questi pezzi degli ascensori che si rompano, ma questa è quasi una notizia settimanale, che ci vuole sempre un mese, due mesi per arrivare a questo pezzo, perché il pezzo pure dell'ascensore sta qua, che è montato su un palazzo che sta a Roma, il pezzo deve arrivare sempre dalla Germania, ci vuole tempo per arrivare, e questo povero ragazzo sta a casa e aspetta. Poi se inavvertitamente, improvvisamente, la mamma dell'amministratore del palazzo si rompe il femore e lei pure ha bisogno di scendere con l'ascensore in carrozzina, il pezzo arriva dopo due giorni. Questo significa che fin quando il problema non riguarda te, tu un po' te ne fotti; quando ti riguarda direttamente, le persone fanno un giro completamente diverso. Questo fatto di parlare della disabilità in maniera ironica mi sta portando a girare tutta l'Italia praticamente, e il messaggio che dico io, a parte quello che dicevano di non arrendersi, ma di fare comunque fuoco con la legna che uno ha a disposizione, perché non c'è niente da fare. L'inclusione, io l'ho detto anche in un video che abbiamo preparato per quanto riguarda questa manifestazione, l'inclusione è quella bella parola italiana, del vocabolario italiano, che sa significare che tutti noi possiamo fare tutto con tutti, e tutti possono e debbano fare tutto con tutti noi, e questo è la più grande, diciamo, è quello che io mi sento di dire, di vivere, come diceva lui, anche divertendosi, perché noi ci divertiamo tantissimo, in modo tale che il messaggio alle persone arrivi molto più, diciamo, tranquillamente, senza dargli dei parossismi particolari. Io avrei finito. Parte del nostro incontro con la premiazione del contest superabile INAIL, basta un minuto, le vostre storie di inclusione, e nel frattempo che mi raggiunge il direttore Massimo Mezzetti e Giuseppe Mezzetti, scusate, oggi ho sbagliato, e mandiamo anche un video che ci ha portato il colonnello Paglia. Sfida, però tutto sommato è andato bene. Cioè, io ero abituata alle mie abitudini e lì non è stato facile. Non è questo, no, non è questo video. Sì, questo, attenzione un attimo per cortesia. No, quello che ci ha portato il è premiato, questo lo vediamo. Vediamo un attimo se è possibile. Eccolo, arriva, eccolo qui, sì, ci siamo. Noi siamo militari, abituati a giurare fedeltà alla patria e a onorare il giuramento reso. Lealtà, onore, amor di patria, sacrificio, e secondo me tutto questo è lo sport. Integra esattamente, rappresenta ciò che noi facciamo, perché siamo abituati a servire il nostro paese.
siamo abituati a sacrificarci e a portare a casa i risultati. Sappiamo benissimo che non è facile essere considerati dei veri e propri atleti, però l'importante è esserci, l'importante è comunque dare il meglio di noi stessi, e su questo io penso che la squadra non deluderà nessuno. Facciamo parte del gruppo sportivo paralimpico dal difesa, non siamo quello che la vita ci ha fatto, siamo quello che stiamo per fare della nostra vita. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa nasce nel 2013 da un protocollo d'intesa fra la difesa e il Comitato Italiano Paralimpico ed è costituito da militari delle quattro forze armate italiane. Una delle più grandi sfide del gruppo sportivo paralimpico difesa è senz'altro quello di creare l'amalgama giusta tra i ragazzi che provengono da realtà diverse, da forze armate differenti, ma che hanno un obiettivo comune, che è quello di far ben figurare il nostro paese in impegni nazionali ed internazionali. Le occasioni di incontro offrono una possibilità di valutare le potenzialità di nuovi candidati ed in particolare di individuare i probabili atleti che entreranno nelle selezioni degli sport di squadra, tra cui in particolare il rugby e il sitting volley. È un'emozione oggi essere qua con i ragazzi del gruppo sportivo paralimpico della difesa, poter contribuire alla loro crescita e fargli un grosso in bocca al lupo per i prossimi eventi internazionali. Tutti in pista quindi per rappresentare il tricolore italiano ai prossimi impegni internazionali. La cosa più bella che emerge è la voglia di fare, di vincere, la determinazione e l'impegno costante, la consapevolezza che lo sport non conosce limiti né frontiere, che la voglia di esserci, di competere, di applicare ogni stilla di sudore per uno scopo, per un obiettivo, regalerà le soddisfazioni che già in passato hanno visto questi atleti raggiungere traguardi al di là di ogni aspettativa. E lo sport può essere il solo modo per dire all'abisso che si è semplicemente più luminosi del buio. Grazie, grazie per questo contributo, grazie Connello. Ci sono stati premi importanti, però adesso noi arriviamo anche ai nostri premi. Giuseppe Mazzetti, direttore, abbiamo partecipato, abbiamo fatto parte della giuria e abbiamo visto, sono arrivati tantissimi lavori, hanno partecipato in tanti, quindi diciamo ci siamo trovati anche in difficoltà, però poi una giuria, come dire, deve decidere e abbiamo scelto. Speriamo, insomma, e siamo convinti di aver fatto una scelta giusta. E ringraziamo però tutti quelli che hanno partecipato e ci aspettiamo che ci sia una nuova edizione con ancora più partecipanti. A lei la parola. Grazie Nico. Sì, siamo arrivati al momento finale, forse al momento clou di questo nostro evento, cioè la premiazione dei vincitori che hanno partecipato al contest organizzato e promosso dal Contact Center integrato superabile INAIL. Consentitemi però prima di tutto di ringraziare anch'io i nostri ospiti che sono intervenuti e che con il loro contributo e i loro racconti con grande efficacia ci hanno aiutato a comprendere
l'importanza e direi la necessità di sperimentare e adottare nuove prospettive, nuove modalità, anche nuovi termini nella narrazione e nella comunicazione in materia di disabilità. Quindi grazie davvero per essere intervenuti e per il vostro contributo. Come diceva Nico Perrone, Superabile quest'anno ha organizzato questo video contest dal titolo Basta un minuto, le vostre storie di inclusione. Il prossimo anno magari dobbiamo cambiare termine, comunque su indicazione del nostro direttore lo utilizziamo comunque con buon senso, come ci ricordavano. E quindi ha invitato tutti gli utenti del portale, dei canali social, i lettori del magazine Superabile e chiunque fosse interessato, fosse stato raggiunto dalla notizia, di inviare alla redazione uno o più video, fino a un massimo di 3 per autore, della durata di 1 minuto, che raccontassero appunto storie di inclusione nella quotidianità, nei momenti della vita di tutti i giorni, quindi a casa, al lavoro, nello sport, nel tempo libero. Sono pervenuti 27 video di 20 diversi autori e, come previsto dal bando, sono prima stati sottoposti al vaglio di una commissione tecnica di cui velocemente, per ringraziare, ricordo i componenti che sono Pamela Maddaloni, dirigente della direzione prestazioni sociosanitarie della mia direzione dell'INAIL, nonché responsabile per INAIL del servizio Superabile, Valeria Piatti, che è anche qui con noi, che è dirigente della direzione centrale pianificazione e comunicazione, dal nostro funzionario esperto Paola Bolomo, nonché da Andrea Clerice e Rachele Bombace dell'agenzia Dire, che compone il raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il servizio Superabile. Dopo questo prima vaglio, prima scrematura, il compito, come diceva Nico, di individuare, l'arduo compito di individuare i vincitori, è stato rimesso a una giuria di qualità da me presieduta, ma soprattutto composta da Nico Perrone, dal direttore Nico Perrone, da Danilo Palmisano, che è un nostro esperto della direzione pianificazione e comunicazione, dal regista Claudio Casale e da Simone Pelosi, che è un video operatore di Superabile. Ringrazio, oltre che i componenti della commissione e la giuria, anche tutti i colleghi di INAIL e di Superabile che hanno supportato i lavori sia della commissione che della giuria. La giuria, che si è attenuta ai criteri che erano previsti dal bando, in particolare l'originalità dell'idea, la qualità tecnica delle immagini, il livello artistico ed estetico e l'efficacia rispetto all'obiettivo che le era stato assegnato, quindi di raccontare storie di inclusione. Io spero che l'applicazione di questi criteri le potrete riscontrare. E è stato molto difficile, diceva Nico, individuare i vincitori, perché davvero tutti i video presentati sono meritevoli di riconoscimento e, sia pure in solo 60 secondi, cosa non facile, raccontano importanti storie di vita indipendente. Però appunto abbiamo dovuto scegliere. Allora io passerei appunto alla proclamazione dei vincitori. Ricordo che ai vincitori è assegnato un premio in denaro, 1.500 euro al primo classificato, 1.000 al secondo e 500 al terzo, ma poi il riconoscimento ci sarà anche, ma come tutti i video, nella pubblicazione di tutti i video sui canali media di Superabile. Il primo premio è stato assegnato a Marco Sarti, che dovrebbe essere qui con noi, con il video dal titolo Una combo di esperienze. Allora io sì, magari prima di vederlo io do e leggo, mettendomi
motivazione che ha dato la giuria, che magari ci aiuta poi anche a... Allora, il video racconta in maniera accattivante e originale la vera essenza del progetto sull'autonomia e la vita indipendente per le persone con disabilità, che si chiama appunto Una Combo di Esperienze, realizzato dalla cooperativa Accaparlante, centro socio-occupazionale di Bologna. Le immagini restituiscono le emozioni dei protagonisti in modo diretto, sono emozioni che scaturiscono dall'esperienza di mettersi in gioco e di sperimentare i propri limiti. I protagonisti del progetto provano ad attuare i propri desideri e a trovare le risorse dentro se stessi, in attuazione di un vero percorso di autonomia all'interno di un contesto non convenzionale e aspecialistico. Possiamo vedere il video. Per me scegliere è, diciamo, una cosa tra virgolette difficile, una sfida, però tutto sommato è andato bene. Cioè, io ero abituata alle mie abitudini e lì non è stato facile che assumi delle nuove. Mi piacerebbe farli esplorare magari il posto. Scegliere libertà. In casa scegliere un po' troppo meno, perché di solito sono i miei genitori che fanno, non io. Perché mi sentivo libera, responsabile di me stessa. Perché? Hai dormito male? E non dovevo stare più alle regole imposte. Per me scegliere è, diciamo, la terza. Poi arriverà anche in maniera concreta. E Marco è un educatore della cooperativa Accaparlante, non ti lascio il microfono. Grazie. Intanto volevo ringraziare Superabile e Inaril per questo evento e tutte le persone che hanno partecipato alla organizzazione e alla concretizzazione di questa giornata. E sono molto emozionato, e non me l'aspettavo assolutamente, e sono anche molto emozionato perché è un progetto a cui come cooperativa Accaparlante teniamo molto. È cominciato un lavoro 3 anni fa, partendo da una piccola esperienza di un weekend, per poi crescere sempre di più. Adesso Una Combo d'Esperienza si chiama Via Libera, e un progetto appunto della cooperativa Accaparlante insieme alla Fondazione Carisbo, che lavora con i ragazzi sui, proprio, sui desideri, i loro bisogni, le famiglie, affiancandole con incontri e sedute con una psicologa, avvocate e la Fondazione Chiavi di Casa, che lavora per il dopo di noi. Spero di essere riuscito, tramite le mie immagini e la testimonianza dei partecipanti, delle partecipanti a questo progetto, e di essere riuscito a trasmettere l'importanza del diritto alla scelta, il diritto a una vita autonoma e a seguire i propri gusti e i propri piaceri, costruendosi una propria identità e adultità che per alcune persone purtroppo viene negata. Grazie. Grazie. Allora, il secondo premio è stato assegnato a Valentina Bazzani, che è qui con noi. Il suo bellissimo video è titolato La bellezza di ogni libera scelta. Leggo la motivazione della giuria. Per l'autrice, che è una giornalista e scrittrice, la scrittura ha avuto una funzione salvifica che le ha permesso di affrontare con più consapevolezza e accettazione di sé la malattia. Per lei la bellezza di vivere una vita piena è inclusione.
Il video, ricco di ironia e riflessioni, esplora con leggerezza il concetto dell'importanza del lavoro per sfruttare le potenzialità di ciascuno e racconta delle barriere che possono presentarsi nella realtà di tutti i giorni, suggerendo un cambiamento di prospettiva nella vita delle persone con disabilità. Possiamo far partire il video. Per scrivere servono le parole e il loro valore. E poi la passione, la verità. Serve quel ritmo fatto di virgole, di pause, di respiro. L'inclusione è la bellezza di vivere una vita piena. Lavorare perché ciascuno di noi ha delle potenzialità e delle risorse incredibili da sfruttare. Prendersi cura di sé per vivere in armonia con se stessi e con gli altri. E perché no, piacersi di più. Fare una passeggiata in autonomia. Talvolta può rappresentare una conquista, un momento di assoluta libertà. Un'altalena accessibile, perché il diritto al gioco è un diritto di tutti. E sono ancora pochi i parchi giochi accessibili in Italia. Una biciclettata in mezzo alla natura per rigenerare la mente e lo spirito. Una vacanza al mare per scorgere orizzonti nuovi senza barriere. Grazie, inclusione, è la bellezza di vivere una vita piena. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio la giuria. E vi ringrazio per questa mattinata ricca di spunti. L'inclusione nel video, l'ho detto più volte, è bellezza secondo me, proprio perché vivere una vita piena, avere la possibilità di scegliere, non è così scontato quando si vive una disabilità importante. E quindi scegliere, avere le stesse possibilità, lavorare, fare un viaggio, prendere un mezzo pubblico. Quando una persona sarà veramente libera di scegliere come vivere la propria vita, solo allora potremo parlare di inclusione. Intanto, lavoriamo. Grazie. Grazie Valentina, anche per la tua testimonianza. E, ok, passiamo al terzo classificato, il terzo premio, a Enrica Marcenaro, anche lei è una giornalista e autrice, per motivi familiari non ha potuto essere qui, ci ha mandato un messaggio che poi leggerò. Il suo video si chiama L'inclusione non è una parola da scrivere e l'autrice nelle sue opere ama parlare delle persone a vantaggio della cultura sociale e come servizio per gli altri, allo scopo di far crescere e aprire gli occhi e il cuore. Il video descrive l'importanza di dare valore pieno alle parole, come nel caso di inclusione, parola che non va solo scritta ma vissuta. L'inclusione è una scelta che si fa ogni giorno e si nutre di ascolto, rispetto e stima. Possiamo far partire il video. Per scrivere servono le parole e il loro valore. E poi la passione, la verità. Serve quel ritmo fatto di virgole, di pause, di respiro. Chi scrive come me sa che ci sono le parole che ti escono fuori di getto. E poi ci sono quelle che non si scrivono, che sono le più importanti e che con cura scegli di non dire. E quando ti dicono che quello che hai scritto è sbagliato, non è mica vero. Perché l'inclusione è una di quelle parole che non si scrivono, è parola da non scrivere, è parola che va vissuta, respirata, letta, ascoltata solo fra le righe, perché è come un foglio su cui si scrive, è voce che ti entra dentro e mette radici, è un minuto del tuo tempo, lungo, potente, senza sarebbe come gridare nel vuoto. Per scrivere servono le parole.
Allora, io so che Enrica ci sta guardando, quindi la salutiamo davvero con affetto. E io leggo il messaggio che ci ha inviato. Avevo 18 anni quando sono entrata nella redazione del Secolo XIX di Genova. Quel mondo lì mi ha accolto e formata. Lì ho incontrato maestri di vita, mi hanno spiegato che il mestiere del giornalista è fatto di attenzione e ascolto, è fatto di cose da dire e soprattutto di cose da non dire, che è mestiere al servizio della comunità, che è fare e costruire. Ho conosciuto la malattia e la disabilità qualche tempo dopo e anche questo mondo mi ha preso con sé, mio malgrado. Si dice che siamo gli incontri che facciamo. Incontrare questi due mondi ed esserne parte per me è vita che scorre. Mi hanno insegnato a respirare quando ho paura, a respirare quando mi sento sfidata dalla vita, a respirare perché la dignità e le parole che ne sono corollario sono valore, sono scelte possibili e concrete. Mi hanno insegnato che inaspettatamente le parole, persino quelle che si sceglie di non scrivere e pronunciare, hanno il potere di cambiare lo stato ovvio delle cose. A volte basta un minuto, basta uno sguardo, basta un respiro e davvero tutto può cambiare. Grazie Emma, grazie Enrica. Sì, poi infine la giuria. Era prevista una facoltà prevista dal bando, ma a testimonianza proprio della difficoltà di scegliere i vincitori, ha deciso di attribuire due menzioni d'onore per la qualità artistica a due video. La prima menzione speciale è per il video di Daniele Castignani. Il titolo del video è Il solito film horror, i soliti luoghi comuni. Quest'opera, davvero di alto livello artistico, è stata realizzata per la campagna 2024 dell'Associazione Italiana Persone Down e gli autori, attraverso l'uso del cinema di genere horror, hanno voluto dimostrare quanto siano infondati gli stereotipi che accompagnano una disabilità cognitiva. Attraverso un ribaltamento nello stile della narrazione, infatti, la percezione della medesima situazione cambia in maniera radicale e repentina e ci racconta una storia di inclusione piena e attiva. Possiamo far partire il video sperando che sia quello giusto. Scusami se... Bellissimo. Allora, Daniele Castignani non c'è, ma abbiamo qui con noi il vicepresidente dell'Associazione Italiana Persone Down, Giancarlo Giambarresi, e mi dicono che sono presenti in sala anche il regista Matteo Carta e l'attrice protagonista Moira Oliverio. Darei la parola subito al regista e alla protagonista. Buongiorno a tutte e tutti, e chiaramente grazie per questa menzione, un onore. E come avete visto dal video, abbiamo cercato in un piccolo lasso di tempo di provare a raccontare in che modo gli stereotipi possono offuscare
la realtà delle cose e creare appunto dei pregiudizi che molto spesso poi vengono a cadere, per cui come dire, la spinta è sempre quella di andare al di là delle apparenze, anche le apparenze che possono essere date da un aspetto visivo legato alla disabilità, perché tutto il resto va oltre, insomma. Quindi mi taccio e grazie a tutti. Grazie a voi. Volevo ringraziare il regista Matteo e anche Patrizia, Patrizia dell'IPD. È stato molto importante questo video perché per me è stata la mia prima volta e comunque grazie lo stesso. Non sembrava la prima volta perché sei stata veramente brava, bravissima. E grazie davvero per aver partecipato. La seconda menzione speciale, la giuria l'ha riconosciuta a Ivan Frezzini per il suo video Il sogno dell'arte. Ora Ivan lo conosciamo bene, è un assistito INAIL, è un fortunato sul lavoro, lo conosciamo bene per la sua forza e per il suo spirito artistico. La motivazione della giuria: il video racconta la storia dell'artista autodidatta che in maniera eclettica e sperimentale crea le sue opere in modo meticoloso, opere che vi invito davvero a vedere, ma lasciando anche spazio all'imprevedibilità. Le immagini che scorrono sullo schermo, accompagnate dal racconto dell'autore, lanciano un messaggio forte di speranza, la possibilità di rinascita dopo le ferite della vita che ciascuno di noi può sperimentare ogni giorno grazie al potenziale celato in ogni diversità e con l'aiuto di persone in grado di valorizzarlo. Vediamo il video di Ivan. Mi chiamo Ivan. 6 anni fa ho avuto un incidente. Da quel momento la mia vita è cambiata. Dopo momenti difficili ho guardato dentro la mia ferita e ho visto un sogno. Ho deciso di colorarlo e ogni volta che mi chiedo perché dipingo, la risposta è sempre la stessa. Voglio raccontare a chi è in difficoltà di trovare quel sogno e cercare di realizzarlo con tutte le sue forze. Io ringrazio la vita ogni giorno perché mi dà la possibilità di esprimermi attraverso l'arte e ringrazio tutte le persone che mi aiutano in questo percorso. Grazie. Grazie Ivan, a te il premio. E infine la giuria ha anche conferito una menzione d'onore, una menzione speciale, in questo caso all'autore, a Giovanni Bellino, che è un ingegnere meccanico e anche uno youtuber, che ci ha inviato 3 video, una laurea semplice, un power wheelchair dance, il mio backstage, e la menzione d'onore a questa finalità, per l'originalità nell'idea progettuale e per l'utilizzo dell'ironia come strumento di comunicazione, oltre che per la capacità di trasmettere in modo chiaro la sua voglia di inclusione e di superamento di ogni barriera. Io anch'io vorrei concludere ringraziando tutti coloro che hanno inviato i video, hanno partecipato al Context e ovviamente tutti voi che siete qui. Ricordo che tutti i video saranno pubblicati sui canali media del Contact Center Superabile INAIL e questo per darne diffusione e anche come riconoscimento a tutti gli autori per il loro impegno non facile appunto di contenersi in 60 secondi e nel trasmettere un importante e reale messaggio di inclusione. Grazie a tutti. La parola. Grazie al direttore Giuseppe Mazzetti.
Speriamo di essere stati, diciamo, utili e abbiamo rispettato i tempi che ci sono stati dati. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione. E noi come Agenzia Dire continueremo a seguire questo mondo e a dare tutta la visibilità necessaria. Grazie ancora e buona giornata a tutti.